Come si prepara un live set? Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Nell'ambito della musica elettronica, nel DJ set preferisco parlare di live set, quando appunto dal vivo si propongono degli elementi che possono essere dai campioni suonati con Ableton a tutta una serie di strumenti come synth, drum machine, eccetera. Ecco quindi alcuni spunti di riflessione su quello che è la costruzione di un set live. Prima di tutto, da cosa si parte? Non tanto dagli elementi tecnici quanto dalla musica, ovvero dall'idea di fondo e di quello che è una linea logica che vada dall'inizio alla fine del nostro set. Al di là che si utilizzi appunto un software o tutta una serie di strumenti analogici, non bisogna farsi prendere da questi e soprattutto dai tecnicismi, quanto bisogna prima avere un'idea musicale di fondo. Può essere che costruisci come se fosse un DJ set, mettendo in fila tutte le tracce e poi le vai a smontare, oppure che metti insieme una serie di idee per poi renderle tecnicamente. Il rischio quando si fa prendere la mano dalla tecnica, dagli strumenti, è che si vada un po' o a casaccio, oppure che ci si faccia trasportare da questi e ci si faccia prendere dimenticandoci di tutto il resto, quindi molto spesso dimenticandoci anche del pubblico che ci si trova di fronte. Anche un abbozzo, una traccia guida, qualcosa che comunque vada a raccontare il nostro set dall'inizio alla fine, o quantomeno a fare da sfondo, ecco. Questa idea di fondo si può rendere dal vivo in vari modi, si può trasformare dal vivo, però è bene averla più o meno chiara. In un live set c'è molto spazio per l'improvvisazione sul momento, ma eviterei la sperimentazione sul momento. Tutto deve essere quanto più possibile preparato. Può sembrare un controsenso, ma non lo è affatto. Perché se si vede i live set, quelli veri, quelli veramente fatti molto bene, si vede non c'è molto spazio lasciato al caso, ma ci sono dei momenti di libertà, questo sì è in dubbio. Ma proprio perché questi momenti di libertà sono ben circoscritti, ecco che riescono ad essere piuttosto efficaci. Non vai a provare il plugin, il suono o quello strumento per la prima volta mentre sei lì dal vivo, perché rischi di perderne completamente il controllo. Ma cerchi, quando più possibile, di avere chiaro quello che andrai a fare e soprattutto cosa andrai a sfruttare nei vari momenti. Poi lì ti ci puoi divertire e ti puoi in qualche modo lasciarti trasportare, ma è bene avere idea sia dei tempi, degli spazi e soprattutto degli elementi da utilizzare. Se prendo esempio live, che secondo me sono risultati poco efficaci, sono due grandi estremi. Quelli in cui ci sono pochi strumenti che li metti insieme tutte le volte, continuamente, per anche semplicemente avere una tastiera o una percussione da abbinare al DJ set e in ogni singola traccia ci devi mettere la tastiera o la percussione. Beh, in qualche modo l'effetto sorpresa, l'effetto dirompente dello strumento viene meno se questo viene ripetuto in maniera quasi ossessiva. All'estremo opposto, quando ti fai prendere dal mettere insieme tantissime cose o dalla costruzione nella quale ogni singolo suono viene enfatizzato, si rischia molto facilmente di perdere il contatto con il pubblico, quindi un'eccessiva ripetitività dovuta al fatto che sei lì e stai cercando di dare la dovuta importanza ad ogni singolo suono, che non è sbagliato di per sé, però bisogna anche cercarsi un attimo di calarsi nel contesto e allora di mettere insieme gli elementi con la dovuta parsimonia e senza dilungarsi troppo. È molto facile, quando sei lì con tutta una serie di alternative e di opzioni, non riuscire a dare il giusto peso e soprattutto a stringere, ecco. Quando hai tantissime opzioni rischi o di usarne molto poche perché non riesci ad orientarti per bene, oppure nel voler provare tantissime cose diverse di perdere il filo. Ecco quindi è bene avere gli elementi essenziali che servono al tuo live set e di sfruttarli con la dovuta parsimonia da un lato, ma anche esaltarli al massimo. Se ci pensi bene, in ogni singola traccia che funziona ci sono tanti suoni che entrano più o meno tutti insieme,
e ogni singolo suono ha il suo spazio, però non puoi nel live cercare di farne entrare uno per volta e dilungare eccessivamente oppure mandare avanti ininterrottamente dei loop e così via. I tempi del live sono diversi dai tempi del DJ set, le strutture sono diverse, perché se una traccia congegnata come si deve ha le sue parti di 8, 16, 32 battute, nel live certe cose tendono ad accelerarsi se si vuole essere efficaci. I mixaggi tendono a essere più brevi, però di contro puoi sfruttare gli elementi in più che non hai quando hai a disposizione soltanto le tracce complete. Puoi mandare avanti dei suoni di synth e cambiare la batteria, quindi passare da un brano a un altro cambiando la batteria, oppure invece rimane la stessa batteria e si va da una parte armonica alla successiva, oppure accavallare le voci. Ecco, nel live è bene sfruttare la possibilità di avere i singoli elementi a disposizione per potersi divertire e di conseguenza creare dei mashup sul momento con le tue tracce o comunque con le tracce che vai a suonare. L'idea è che live debba essere un qualcosa in più che aggiunge alla singola sovrapposizione di brani. Non deve essere qualcosa che distoglie l'attenzione o che rende tutto più pesante e di conseguenza noioso, ma che sia un elemento che riesca ad esaltare le tue capacità, la tua creatività e ogni singolo arrangiamento. Il live ti consente di esplorare quelle che sono le possibilità dell'arrangiamento a fondo e di giocarci sopra e divertirsi. È bene dosare ogni singolo elemento con la dovuta attenzione. Ed è così che si può riuscire a creare un live efficace e soprattutto che sia diverso ogni volta. Poi magari nel corso dei video andremo ad approfondire alcuni tipi di live, le drum machine, i sintetizzatori, i software. Cerchiamo comunque sempre di pensare alla musica prima e che la tecnica sia un modo per concretizzare le nostre idee e non viceversa, che si vada a rincorrere la tecnica per dimostrare chissà che cosa. Ricordiamoci che alle persone della tecnica fine a se stessa non gliene importa mai granché. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.